Allora, i ragazzi hanno completato il riscaldamento, quindi direi che possiamo cominciare con le prime partite della serata. Allora, cortesemente chiediamo ai ragazzi di consegnare la palla agli arbitri e cominciare con la prima semifinale di questa sera. Dicevamo, abbiamo in campo i Desperados contro i Fantastici 4. Cominciare con la serata finale del Downtown. Campo 1, dicevamo, Desperados maglia nera contro i Fantastici 4 in maglia arancione. Andiamo a vedere quali sono i protagonisti in campo di queste prime due partite. Dicevamo, per i Fantastici 4 abbiamo con il numero 1 Damiano Pilotta, con il numero 4 il capitano storico qui ad Aprilia Fabio Triveri, con il numero 2 Ennio Leozio, con il numero 3 Andrea Antonacci, mentre per i ragazzi del Sini Nero, i Desperados, abbiamo con il numero 5 Fabio Galoni, con il numero 1 Antonio Cappelli, con il numero 3 Fabio Micheletto, con il numero 4 Francesco Borro e con il numero 2 Emanuele Briori. Questi sono i primi protagonisti di questa serata, ce ne saranno molti altri. Intanto che i ragazzi cominciano con la partita, andiamo a ricordare quello che sarà questa serata finale, evento del Downtown. Dicevamo, finale di un torneo di basket 3 contro 3 da strada, quindi ovviamente la pallacanestro sarà il protagonista principale della serata. Come detto, avremo le prime due semifinali adesso, poi successivamente BCA contro 18 in più, poi continueremo con la serata e andremo a vedere da prima anche qualche coreografia di salsa, come abbiamo visto prima per i bravissimi ragazzi di Abraxide dell'Hip Hop LA Style. Poi andremo a vedere coreografie di salsa, andremo a vedere poi soprattutto quello che tutto rappresenta l'evento di questa serata, l'evento spettacolare. Quindi avremo la gara del tiro da centrocampo, la gara del tiro da tre punti, soprattutto la gara delle schiacciate, la spettacolare gara delle schiacciate sempre con i ragazzi del Downtown 2014. Avremo lo Star Game, la gara delle stelle, la partita con i migliori giocatori del torneo che voi del pubblico in questi 8 giorni che ci hanno avvicinato alla serata finale avete votato e avete mandato alla serata qui a Piazza Roma. E poi soprattutto avremo la finale del terzo e quarto posto e finalmente la finale per il primo e per il secondo posto, che aggiungerà la squadra vincente del Downtown 2014 e soprattutto la squadra che la settimana prossima andrà a Riccione alle finali nazionali del FISCO. Poi sono tutte cose che andremo a vedere più nel dettaglio. Vediamo com'è la situazione qui al campo 1, diciamo, io sono rimasto con la nomenclatura del vecchio campetto di via delle regioni, diciamo al campo da gioco. Andiamo con il più grande punti che non vale, Desperados.